Meglio. Cerca di stare più attenta la prossima volta. Guarda che non mi capita ogni giorno. Ero forse un po' sovrappensiero, tutto qui. Forse eri troppo occupata a canterellare. Cosa ascolti? Obsil. Ah, il mitico Obsil. Già. Beh, grazie. Magari ci vediamo in giro, eh. Hai detto qualcosa? No, è che non so neppure il tuo nome. Sara. Mi chiamo Sara. Daniele. Ok, allora il ginocchio tutto a posto? Sì, davvero. Ora devo proprio scappare. Quello del parco, il ginocchio. Daniele, vero? Già. Ti portavo bene allora. E ti offro qualcosa da bere? No, grazie, già fatto. Giornataccia, eh? Guarda, non puoi capire. È stata una giornata di merda. Dover sempre dipendere dagli altri e dover sempre essere d'accordo con tutto quello che loro dicono. Proprio non lo sopporto e non lo auguro davvero a nessuno. Sì, capo, ha ragione lei, capo. Ma scusami, forse a te non ti
frena. No, tranquilla. È tutta la vita che passo le mie giornate a seguire l'esistenza della gente e a inventarmi la mia. Quindi farai tipo l'investigatore privato o qualcosa del genere? No, qualcosa di molto più interessante. Sono uno scrittore. Cioè, un aspirante scrittore. In realtà non ho ancora trovato nessuno disposto a concedermi un po' del suo preziosissimo tempo per i miei lavori. Comunque, nel frattempo, mi guadagno da vivere lavorando qua e là, dove capita. In sintesi, laureato in lettere, con tantissimi sogni nel cassetto, senza mezzi per realizzarli e con prospettive future zero. Interessata? Beh, un po' sfigato forse. Poteva andarti anche peggio. Ehi, visto che sei riuscito a tirarti fuori un sorriso. Aiuto. No, grazie, ho quasi fatto. Dai, lascia fare a me. Non sarò un meccanico, ma un uomo sì. Poi questo è un lavoro da uomo. Se cambiare una gomma ti fa sentire più uomo, accomodati pure. Mi fa sentire più uomo. Sono più utile a una bella ragazza. Thank you.
Guardi, la chiamo per dire che il suo lavoro è stato rifiutato, come i suoi precedenti del resto. Mi dispiace, noi non pubblichiamo questo tipo di opere. Il signor Martelli mi ha chiesto di dirle di non infastidirlo più con le sue sciocchezze. Arrivederci.